Ciao. Mi hai aspettato? Era presto. A te com'è andata? Bene. Anche a me. A te chi ti ha interrogato? Quello col camice lungo. Sai quello che faceva i piegamenti? Ah. Perché ridi? A me hanno fatto certe strane domande. Taci, anche a me. Se l'esame è andato bene, credi che ci prenderanno? Se no cosa ci chiamavano a fare? Che tram prendi tu? Io vado a piedi, sono solo due fermate, fino alla stazione nord. Allora ti accompagno, tanto è presto. Fa una cica? Sì. Oh, ma siete fe? Ma non viene giù niente? Bisogna mettere i denti rifranti. Ce li ho messi. E allora sei vecchia le rota. Ti avrei più tangiare la vetrina per una cica. Ma guarda che crapa. Intanto ti hanno fregato 10 lire. Ma tu dove abiti proprio? Meda. Tu come ti chiami? Cantone. Ma no, di nome. Domenico. Un po' antico come nome. E tu? Cosa? Come ti chiami? Magali. Magali. Ma che nome è? Nome francese. Perché? Tu sei francese? No. Ha cominciato a chiamarmi così un ragazzo, uno che sta nella mia via. Non gli piaceva il mio nome e allora ha cominciato a chiamarmi Magali. Adesso mi chiamano tutti così. Ma il tuo vero nome qual è? Antonietta. Anche Antonietta non è brutto come nome. No. Anch'io sul certificato di nascita ho due nomi, però mi chiamano solo Domenico. L'altro com'è? Magari più carino. Mi pare Trieste. Trieste? Ma che nome è? Ma deve essere quando hanno fatto Trieste italiana. Però va papà. No, non è questo il mio tram. Io vado verso San Siro. Però se tu devi andare, non fare complimenti. No, no, tanto io il treno ogni mezz'ora. Sai una cosa? Domenico come nome ti si addice. Perché? Perché sei un po' antico anche tu come tuo nome. Adesso però devo andare. Ciao. Ciao. Casomai ci si rivede. Se ci prendono a lavorare. Speriamo. Ciao. Ciao. Una volta, poi non c'è più.